Salve a tutti. Allora, in questo video vedremo delle funzionalità di GIMP che ci sono anche nei programmi vettoriali, perché in GIMP è stato pensato, se in estremis hai da fare una procedura base bracca di vettoriale, non ti conviene uscire fuori da GIMP, farla fuori e rientrare, perché magari perdi tutte le funzionalità, i livelli di GIMP. Quindi ti do la possibilità di lavorare con delle funzionalità base anche in GIMP. Cominciamo con l'aprire GIMP. Prima cosa che facciamo, creiamo la nostra immagine vuota, non ci interessa la grandezza. Ok, abbiamo la nostra immagine vuota e andiamo per esempio a creare una linea dritta. Allora, se io col mouse tengo premuto il mouse, sposto da sinistra verso destra, ecco, questa è la mia linea dritta. Questa non è una funzionalità che io chiamo vettoriale. Se voglio una linea perfettamente dritta, devo tenere premuto lo shift. Linea dritta. Se tengo premuto lo shift per la seconda volta, la linea inizia alla fine della linea che ho appena creato. Quindi posso creare un parallelepipedo volendo, perché le ho fatte iniziare perfettamente alla fine della linea precedente. Ok? Ecco, ho creato questo parallelepipedo con le sue due bisettrici. Torniamo indietro. Un'altra cosa che GIMP fa e che all'inizio, quando ho cominciato a usare GIMP, credevo che non si potesse fare è testo su tracciati. Allora, prendiamo una selezione ellittica, creiamo il nostro ellisse, eccolo qua, e abbiamo un'ellisse. Per lavorare sui tracciati, perché ci serve avere il tracciato, questa selezione deve essere trasformata in un'ellisse. Allora, cosa facciamo? Ci serve avere il pannellino dei tracciati per fare dei lavori sui tracciati. Il pannellino sta a fianco a livelli, canali, tracciati. Se non avete il pannello dei tracciati, su finestre, pannelli agganciabili, tracciati e lo abilitate. Allora, adesso andando su tracciati, sotto c'è il pulsante selezione a tracciato e ho creato il mio tracciato dell'ellisse. Adesso, volendo, posso dire non selezionare più niente, non vedo il nostro tracciato, quindi non c'è, l'ho perso, non ha funzionato. No, andiamo direttamente sul livello del tracciato, e che l'ha chiamato selezione, e vedo che non c'è l'occhio, quindi di default non è abilitato. Lo abilito e vedo il tracciato rosso, perché non è stampabile, è solo visualizzabile nel programma e per default è rosso la linea che delimita il tracciato. Ok, fatto questo, adesso posso tornare nei livelli e creare il testo. Ok, adesso cosa faccio? Tasto destro sul testo lungo il tracciato. Ok, perfetto, e ho questo testo lungo il tracciato. Adesso potrei fare sul tracciato, seleziono tracciato o riempi il tracciato, che già lo riempirebbe di nero in un solo colpo. Però una cosa che potrebbe essermi interessante è vediamo un attimo, tracciato a selezione. Ok, quindi gli abbiamo detto tutto quello che hai tracciato, adesso selezionalo, e ce l'ho selezionato. Adesso andiamo sui livelli e posso eliminare il livello
del testo che non mi serve più, ne creo uno nuovo vuoto, ok, e dentro ci sbatto direttamente il secchiello. E ho fatto il testo nero. Adesso posso anche dire al programma livello il taglia la selezione. Ok, io ho il mio livello più piccolo col testo tracciato. Posso per esempio andare a nascondere i due livelli dei tracciati, cioè del testo selezionato e del cerchio. Diciamo selezione ellittica, andiamo lì, gli seleziona niente e posso anche ruotare il testo a tracciato. Ok, ruota, fatto. Quindi questa è una funzionalità che io credevo si potesse fare solo con Inkscape e programmi simili e non con GIMP. Adesso abbiamo visto che è possibile farla. Allora, le funzionalità che ho usato sono tante e sono esattamente da usare in questa sequenza perché se non usate esattamente quello che ho fatto io, vi verrà qualcosa di diverso. Quindi state attenti, seguite il mio tutorial esattamente così perché in realtà questo non è il primo tentativo di video, ne avrò fatti una decina perché dimenticavo sempre qualcosa o non facevo qualcos'altro in maniera esatta e non usciva fuori questa cosa. Quindi esercitatevi tanto, imparate a quasi come se fosse recitare una poesia, le funzionalità per arrivare a questi utilizzi, in modo che quando dovrete utilizzare dei tracciati riuscirete a fare qualcosa di simile. Per questo video tutorial è tutto.